Grazie, grazie all'amico Antonio Caridi, e grazie al Festival Filosofia per questo rinnovato invito e soprattutto grazie a voi che siete qui in orario post-prandiale, postprandiale diciamo, a occuparsi di Carl Schmidt, un pensatore un po' cupo diciamo, e scuro, con il quale però bisogna fare i conti per capire di più della politica e del diritto e delle trasformazioni che stiamo eh, Quindi è un grande piacere per me essere qui e eh, cercherò di accompagnarvi, diciamo, mh, attraverso una lettura parziale, inevitabilmente, di quest'opera, Le Categorie del Politico, eh, che è un'opera strana perché, intanto, è una costruzione italiana. Cioè, questa, questo, questa, questo libro che si chiama Le Categorie del Politico, pubblicato dal Mulino nel 1972, curato da due grandi studiosi come Gianfranco Miglio. Ben noto anche per vicende politiche, poi, ma era un grande studioso. Era a un certo punto è diventato l'ideologo della Lega, però era un grande studioso. E Pierangelo Schiera, quindi, è, una, è un prodotto culturale ed editoriale inventato in Italia naturalmente con l'accordo di Carl Schmidt che, infatti, scrive una prefazione apposta per questa edizione. Quest'opera, appunto, non l'aveva fatta Schmidt stesso, non è, non, non è presente in, te, in Germania, in tedesco, è una raccolta dei saggi principali di Schmidt questa, la pubblicazione di quest'opera ha determinato una sorta di renaissance schmittiana, cioè una grande, una grande attenzione negli anni 70, a partire dagli anni '70 a questo autore, un autore della destra, del pensiero di destra novecentesco, che però è stato anche molto discusso e utilizzato altrove, per esempio nel pensiero di sinistra. Naturalmente, Schmitt, lo dico velocemente. Non era ignoto ai giuristi soprattutto, perché aveva scritto opere fondamentali durante l'epoca, il periodo di Weimar, la Repubblica di Weimar, quindi negli anni Venti. Alcune sono qua dentro, ma anche opere più giuridiche, strettamente giuridiche. Cito una fra tutti, la dottrina della Costituzione, un'opera fondamentale, e i giuristi italiani lo conoscevano già nell'epoca fascista, anche perché poi lui era abbastanza vicino a un certo punto al fascismo e venne in Italia varie volte. Ma era conosciuto anche poi da, da studiosi democratici, il giovane Bobbio, eh, Costantino Mortati, uno dei padri della Costituzione italiana, un grande costituzionalista, si era formato anche sui testi di Schmidt, oltre che su quelli di Kelsey, di Schmend, di altri grandi autori tedeschi degli anni Venti. E aveva imparato parecchio, criti, pur criticandolo, da Schmitt e dalla dottrina, dal suo concetto di Costituzione, dalla dottrina della Costituzione. Quindi c'era già una presenza carsica di questo autore nella cultura italiana, ma non così forte nel dibattito pubblico e nel dibattito filosofico-politico. Tutta la riflessione italiana sull'autonomia del politico, su che cosa sia il politico italiana ma non solo, però in Italia ha dato un grande contributo, faccio qualche nome, Tronti, De Giovanni, Cacciari e altri, nasce a partire da Schmidt, da una rilettura di sinistra di Schmidt e nasce da questa operazione culturale ed editoriale, fatta molto bene. In questa raccolta, è una raccolta di saggi che definisce un percorso complessivo del pensiero schmittiano, ci sono alcuni saggi fondamentali e io su questi mi concentrerò, però per ragioni anche di spazio. In questo modo verrà fuori un, non dico un ritratto complessivo, ma insomma un quadro di certe posizioni teoriche fondamentali di quest'autore. Quali sono questi saggi? Il concetto di politico, che prima versione 26, del 26-27, poi Schmitt ci ritornerà all'infinito, nel 32-33, nel, dopo, nel, dopo, nel secondo dopoguerra, la, faceva una continua reinterpretazione di se stesso e aggiungeva o correggeva anche perché avendo avuto una vita un po' complicata e avendo avuto anche una compromissione col nazismo, cioè aveva il problema di auto giustificarsi cioè di, o di offrire interpretazioni, autointerpretazioni del proprio pensiero, di cui bisogna diffidare, lo dico subito, ma vale in generale non solo con Cashmidt. Il concetto di politico è un'altra opera Poco precedente un trattatello geniale, un pamphlet che si chiama Teologia politica del 22, che è un, una risposta a Kelsen, a un libro importante di Kelsen sul problema della sovranità. In cui Kelsen attaccava la sovranità, diceva che era finita. e Schmidt, con una veramente una grande efficacia anche dal punto di vista degli attacchi, sovrano e chi decide sullo stato d'eccezione è una frase famosissima, inizia, l'opera inizia così, poi vedremo che vuol dire. Schmitt era specialista in incipit, in attacchi, diciamo, come in musica, no? La, un, un grande cantante deve, deve iniziare un'aria, un un un'opera, di un'opera, e l'attacco è fondamentale. Schmitt cioè, l'attacco ce l'aveva. Naturalmente per fare degli ottimi attacchi a volte bisogna, si, si, come dire, si formulano delle espressioni che sono delle condensazioni di senso anche ambigue, e ipercaricate simbolicamente quella frase può essere interpretata in tanti modi comunque questo trattatello manco tanto lungo ha det segnato in maniera decisiva la il pensiero politico del Novecento se dovessi indicare un'opera che ha segnato il alcune opere una sarebbe senz'altro la teologia politica di Schmitt pur essendo un'opera breve però lì c'è qualcosa queste due opere due saggi non tanto lunghi, entrambi, il concetto di politico e teologia politica vanno letti insieme, perché c'è un nesso, ora lo dirò, forte, fortissimo. Poi ci sono altre cose, legalità e legittimità, fino alle riflessioni sul nomos, qualche cosa cercherò di dire. Bisogna però sempre tenere presente che queste opere sulla politica sono scritte da un giurista, un giurista particolare, che non crede alle favole, che sa, conosce il rapporto costitutivo tra diritto e politica, pensa il diritto politicamente, però è un giurista, che infatti è un costituzionalista, che infatti ha scritto un'opera fondamentale sulla, sulla dottrina e sulla Costituzione, sul concetto di Costituzione, un trattato. E se noi ci dimentichiamo questo, malinterpretiamo Schmidt. È un giurista, un giurista di specie particolare, un giurista che non è né positivista né giusnaturalista, un giurista che pensa il volto scuro del potere, pensa il volto di gorgone del potere espressione di Kelsen, poi vedremo che vuol dire, ma è un giurista, è l'altra faccia di Hans Kelsen. Hans Kelsen è quello buono, eh, in tanti aspetti lo era, liberal democratico, che ha inventato di fatto la, il sindacato di costituzionalità, le corti costituzionali, ebreo fuggito dalla Germania, normativista, tu, il diritto è norma potere deve essere sottoposto il più possibile a una procedura. Basta con le, le, la metafisica dello Stato, della sovranità. Tutto è forma e procedura. Bisogna vedere se ci si riesce a liberarsi di certi. Di certi e a liberarsi era tutto della decisione, è quello che gli dice l'imputa Schmidt. Schmidt è il guanto rovesciato perché dico che è il guanto rovesciato? Perché hanno gli stessi problemi perché Kelsen era. È stato il più grande teorico generale del diritto del Novecento. Sapeva bene che il diritto è organizzazione della forza, però l'approccio a questo comune problema, qual è, che cos'è il diritto e dove si fondano gli ordinamenti, in ultima istanza, perché chiediamo obbedienza e gli uomini obbediscono, i consociati devono obbedire, che, che senso ha questa, questo dovere essere. A fondamento di un ordine c'è la norma o c'è la decisione? Queste domande di fondo sono di entrambi, tanto di Kerze che tanto di Schmidt. Però sono letteralmente l'uno il guanto rovesciato dell'altro, cioè l'opposto comune problema, opposte risposte. Noi oggi ci occupiamo di Schmidt, però bisogna tenere sullo sfondo questa tradizione giuridica. Bisogna ricordarsi che è un giurista. Oh, da dove parte Schmidt? Soprattutto nel concetto del politico. Da una constatazione che nel Novecento il contenimento della energia politica nella forma Stato, che vuol dire il fatto che il conflitto, il conflitto estremo, è stato superato. La guerra civile, la guerra civile di religione che all'inizio della storia moderna, no? Quella generata dalla Riforma protestante, dalla, con dalla con risposta della controriforma, C abbiamo noi il copyright delle guerre civili di religione, chiaro, l'abbiamo inventata noi in Europa? Bene, il conflitto estremo può essere anche un conflitto ideologico dopo, un conflitto per ragioni sociali, ragioni possono tante, ma diciamo il conflitto per la vita e per la morte estremo in cui si uccidono fra di loro quelli che prima convivevano? Bene, questo conflitto estremo è superabile, è stato superato nell'epoca moderna dalla forma Stato, sovrano. Come? Con uno scambio protezione e obbedienza, con il fatto che c'è la, la soluzione di Hobbes, c'è un'unica soluzione per uscire dalla guerra per la verità, cioè dal fatto che uno pretende che le norme, le leggi, si obbediscano alla propria visione della verità, religiosa di solito. C'è un'unica soluzione, che è un'autorità laica ponga le norme, decida, garantendo con la forza, cioè garantendo con l'effettività della sanzione, che tutti rispettino le leggi pubbliche. Autoritas non veritas facit legge, ma è l'autorità del sovrano, l'autorità di una un'autorità un secolare, laica, che, fond, che monopolizza l'energia politica, monopolizza anche la forza che fonda l'ordine e fa le regole. Veniamo da lì. C'è poco da fare. Veniamo da lì. Poi si cambia, cioè ci sono tutta una serie di trasformazioni: lo stato assoluto si fa stato di diritto, poi stato democratico, stato sociale, tutte cose ottime, figuriamoci. E fondamentali sono queste trasformazioni. Cambiano il quadro. Queste trasformazioni sono anche l'oggetto della riflessione di Schmidt. Però veniamo da lì. Neutralizzazione della violenza, del conflitto estremo. Il tema è l'agonismo. L'agonismo spinto all'estremo, cioè fino alla possibilità di uccidere l'altro, è la guerra civile. È l'opposto dello Stato, è l'opposto dell'unità politica. Allora diciamola precisamente: lo Stato moderno è stata la configurazione propria, precipua, dell'unità politica per quattro secoli sul terreno europeo, fuori a spazi extraeuropei, guerra coloniale, anzi conquista, poi ne parliamo. Però dentro lo spazio europeo, dentro gli Stati pacificazione, fuori degli Stati rapporto tra stati, che può essere a volte di accordo, trattati, a volte di guerra, però è una guerra fra Stati, è una guerra fra eserciti regolari. La decide solo lo Stato sovrano, il sovrano la fa. Bene. Questo assicura non l'eliminazione definitiva della violenza, che è una favola per Schmidt e anche per me, francamente. Tant'è che il residuo della violenza ora sta riemergendo alla grande, nonostante ci abbiano raccontato che c'era il governo mondiale che era a portata di mano e tutto andava bene, bastava seguire la logica del mercato. Il residuo della violenza probabilmente è un po' più complicato da eliminare. Quindi, Pacificazione interna per ridurre a un livello minimo fisiologico la violenza, se ne occuperanno i tribunali. E parziale sfogo esterno dell'ostilità, dell'inimicizia, entro regole minime, che sono quelle dell'OIUS in bello, quello sui civili... Eh, regole mie, attenzione, la guerra fa sempre schifo, quindi pure le guerre interstatali, europee, eh, con gli eserciti tutti messi ufficiali e senza ancora terroristi, partigiani, virgolette, eh, sempre guerre sono e sempre c'è la morte, sempre c'è il campo di battaglia. Però erano più un duello, dice Schmidt, erano comunque un minimo di regola ce l'avevano, perché se non altro erano fatti da eserciti regolari. Come dirà Schmidt, attenzione perché le guerre giuste non ci sono guerre giuste. Ci sono solo nemici giusti, che vuol dire giusti, nemici legittimi, cioè i nemici sono i, i, gli i militari, i soldati, gli ufficiali di un altro Stato, non chiunque può agire violenza, magari appunto andando a schiantarsi sulle torri o facendosi esplodere, perché quando accade questo, siamo in una sorta di guerra civile mondiale. Ecco, nel Novecento. Il contenimento della violenza assicurata dallo Stato moderno finisce, salta, quella messa in forma dell'ostilità. E si afferma, dilaga, cosa? La pace mondiale? La civitas maxima? Manco per sogno. Dilaga una violenza, persino più estrema, inusitata, totale, come la chiama lui. Cioè è un processo di mobilitazione totale e di progressivo sradicamento, cioè di perdita dell'aggancio col territorio, di deterritorializzazione o despazializzazione del politico, inteso sia come sfida, cioè c'è un conflitto da tenere a freno, sia come legittimità del potere. Il potere si legittima nella misura in cui, prima di tutto, risponde a una sfida e vi dà in cambio, tanto per essere chiari, un po' di sicurezza. È perché quello è il primo fondam fondam fondamentale motivo di legittimazione dell'ordine, è che dà in cambio sicurezza. Per farlo c'è un prezzo da pagare, naturalmente, che è quello di monopolizzare la forza, cioè di trasformare la malattia in una sorta di cura omeopatica, in un farmaco, perché il sovrano è tale nella misura in cui si prende lui su di sé la forza, si prende lui il diritto di esercitarla, lo jus belliac pacis, cioè il diritto di fare la guerra o la pace, e all'interno il diritto di identificare il nemico, nel caso più estremo. Assumere il rischio del politico significa... Assumerselo, avere il coraggio di assumerlo, capacità di identificare il nemico. Che cos'è il politico per Carl Schmitt? Il politico è l'intensità di una associazione e di una dissociazione. Questa è la sua definizione. Cioè è l'intensità, è la forza. La radicalità, attraverso cui un gruppo, un raggruppamento umano, una comunità, si riconosce come tale, come collegata, come omogenea, dentro dei confini materiali ma anche simbolici, delimitati, delimitanti, e in questo senso distinta da altri. Ma questa attenzione, questa omogeneità e questa distinzione non sono date a priori. Non sono un dato naturale, terra e sangue, questa è la versione, l'interpretazione o la versione grossolana. Tutto può diventare, sono un prodotto di un processo artificiale di politicizzazione. Come dice Spitz stesso, tut, il politico può avere qualsiasi contenuto. Cioè tutto può diventare oggetto di un processo di politicizzazione, che significa che lì c'è il nodo decisivo, c'è il conflitto decisivo, che su quella questione là si decide la mia appartenenza e anche il mio rapporto con l'alterità. Cioè ci sarà un altro, un altro su un tema, economia, religione, oppure lo sport forse volendo, ideologie, visioni del mondo, tutto quello che volete, non si può predeterminare a priori, ci sarà un, un altro che significa, poi parliamoci chiaro, quello che è candidato a essere il mio nemico, che ha un'altra posizione, che ha altro da me, appunto, che su quella questione là è inevitabilmente l'oggetto di una il soggetto meglio, di una contrapposizione con me. Chiaro? Chiar oh, per essere chiari, fra comunisti e, capita e mondo capitalista c'è stata un'inimicizia radicale, borghesia. Eh, fra protestanti e cattolici c'è stata a un certo punto un'inimicizia radicale. Si sono scannati alla notte di San Bartolomeo, eccetera, che era quella che aveva davanti Hobbes, all'origine della modernità politica. E così via. Ma si può, appunto, si può arrivare, oppure oggi ci sono altre inimicizie vere o presunte, usate. Naturalmente, essendo un prodotto, cioè un processo, un'operazione politica, una, una mobilitazione, un processo di mobilitazione di, di, di un gruppo, di un collettivo, e ci sarà qualcuno che lo fa, lo dirige, come dire, non, non, il problema non è vero è falso, il problema è se funziona o no, cioè, tanto per essere chiari, e fate riferimento all'attualità, se io non credo allo scontro di civiltà, proprio per niente, ma se lo scontro di civiltà con l'Islam, mettiamo, Viene creduto come tale, se passa la linea che una serie di problemi, fenomeni, di eventi terroristici ah, sono il segno che è in atto e non possiamo che precipitare in una guerra di civiltà, che la radiatrice ultima e la ragione ultima di questo scontro è una differenza irriducibile di visioni del mondo, per cui o prevale l'uno e di civiltà o prevale l'altra. o oh, Guardate che lo scontro di civiltà diventa reale. È performativo, è una teoria falsa che diventa, una tesi falsa che diventa performativa, produce il proprio effetto politico, mobilita all'amicizia all e all'inimicizia, diventa la nuova linea di frattura storica, nonostante il fatto che prima non lo fosse, quindi tutto è potenzialmente, può diventare potenzialmente. Criterio del politico, cioè criterio per definire delimitare un'appartenenza, un'amicizia, una compattezza da una parte contro un, in, un altro che sarà a sua volta compatto nel suo mondo ma poi verso di me è il nemico. Quindi il, nemi, il politico non ha contenuto. È, è singolare, mi viene a mente ora che sembra è quasi uguale alla frase di Kelsey quando dice il diritto può avere qualsiasi contenuto. Keltz sosteneva questo, cioè la validità delle norme è frutto di una procedura e di, auto, e di un meccanismo di autorizzazioni. Non è il contenuto che fa, cioè non è la bontà della legge che fa la legge, è il fatto che la legge è stata fatta dagli organi che sono titolati a farla. Schmidt, in fondo, sul politico, quasi conia una, una, una frase analoga: il politico può avere qualsiasi contenuto. È come si dice per dirlo più tecnicamente, desostanzializzato. Non c'è una sostanza, un'essenza del politico. Il politico, quello che lui chiama il politico, il criterio amico nemico, è un criterio per indicare un atteggiarsi, un processo energetico, una dinamica che può invadere qualsiasi campo, può occupare qualsiasi contenuto appunto. Perché cambia nel Novecento, in parte, oggi lo si vediamo. E Schmidt l'ha presentito, il secondo dopoguerra l'ha presentito tantissimo. Questa è una cosa che ha capito prima degli altri. Perché cambia il politico e non è più possibile metterlo in forma, arginarlo, isolarlo, attribuendolo a un solo ambito e lì governarlo e, contro e controllarlo? Perché con, un con, il con, con una serie di processi che caratterizzano la società di massa novecentesca, anche di tipo ideologico. Il politico è dappertutto, cioè la violenza e la ostilità possono essere agite ovunque e per qualsiasi ragione. Cioè, non è contenibile, non è arginabile nelle forme classiche della guerra tra stati, tra eserciti regolari ufficiali, decisa esclusivamente da un unico potere sovrano e all'interno. Neutralizzata, e al massimo ci sarà un agonismo relativo perché? Perché l'irrompere delle masse sulla scena pubblica, siamo negli anni venti quando Schmidt scrive, sembra portare la guerra nella, nello Stato, cioè un antagonista ideologico e sociale fortissimo. Parliamoci chiaro: era il bolscevismo il problema, il successo della rivoluzione d'ottobre. Cioè Schmidt capisce benissimo che, che lui era anticomunista, era un reazionario giacobino, lo possiamo definire, uno radicale ma un reazionario. Capisce benissimo che lì sta accadendo qualcosa di straordinario, cioè che Lenin è un pensatore politico strep strepitoso, che ha capito soprattutto che la politica del Novecento non può essere che una politica assoluta, senza vincoli, senza limiti, non liberali, liberali non capiscono niente, dice Schmidt. È di destra, ma pensa che i liberali sono cretini, c'ha anche ragione, cioè, nel senso, non ce la fanno politicamente. politicamente mh, oggettivamente. Io sono liberale di temperamento, cito Schmidt, ma, polit ma politicamente sono un disastro. Non capiscono nulla. Pensano che basti due regolette, il volemo se bene, o meglio, quando c'è bisogno di tere a bada quelli che ci danno fastidio agli interessi economici, poi viene fuori anche la mazza, anche lo stato d'emergenza. Eh? I liberali poi, però, non lo pensano. E Schmitt dice, no, bisogna pensarlo, anche perché qui c'è una sfida tremenda. Cioè, questi in Russia hanno, stanno con, con l'idea di far fuori lo Stato, obiettivo ultimo, no? Superare lo Stato, realizzare la società comune stanno costruendo il Leviatano, lo Stato più intensamente statale che ci sia, del Novecento, un nuovo Leviatano, con la dittatura del proletariato. Quindi paradossalmente per superare la politica realizzano un'intensità politica, la cosa più intensa politicamente, cioè, proprio nei termini della consapevolezza, della capacità di discriminare fra amico e nemico. Que a questi bisogna rispondere. Soprattutto questo movimento, cioè questo che è accaduto, questo grande evento storico, è frutto di un movimento preparato prima ovviamente, eh, invade le società europee. La Germania per esempio, c'è il Partito Comunista, c'è la Socialdemocratia la nuova democrazia di Weimar è una democrazia pluralista in cui ci sono le masse al, al, non al governo, al, nel Parlamento con forze antisistema, che poi a un certo punto producono anche l'antisistema reazionale, cioè vengono fuori i nazisti tanto per essere chiari quindi due forze antisistema e Schmitt dice ma qui, è il, è il, è il, qui il politico non è più come conflitto, non è più governato qua lo Stato è un più niente. Qua Bisogna inventarsi qualcosa perché l'energia politica è trasmigrata altrove. Qua siamo di fronte a un processo di totalizzazione, cioè allo Stato totale, come lo chiama lui, che è una questione complicata, non vuol dire il totalitarismo, cioè ha a che fare, ma perché lui distingue fra totale per quantità e debolezza, cioè... I conflitti si diffondono ovunque, non c'è più una distinzione fra pubblico e privato, fra statale e economico, fra politico e non politico. È una gran confusione. In questo modo non si decide, non si va avanti. Troppi poteri indiretti, troppi corpi intermedi che in realtà pretendono poi di appropriarsi del tutto, di condizionarlo, influenzano. Il potere, di il potere decidente guardate che è un tema che ritorna perché vedo che c'è qualcuno di tanto un po' che ha argomenti pericolosi secondo me quindi bisogna ricostituire in un qualche modo un'unità politica solida in cui c'è qualcuno che rappresenta fittiziamente, naturalmente con un'investitura plebiscitaria la nazione e sostanzialmente incomincia a tenere a bada il movimento operaio organizzato allora era quello il problema soprattutto ma anche, per una certa fase Schmidt effettivamente pensava anche questo, anche le forze antisistema dell'estrema destra, cioè il nazismo, le forze opposte. A un certo punto, e questo è uno stato totale, è una situazione totale, a stato totale ma in cui, come dire, negativa, cioè lo Stato totale è l'indicazione del fatto che la società invade la le istituzioni pubbliche, le paralizza. Non si riesce a governare e bisogna provare a fuoriuscirne con una forma di democrazia plebiscitaria, di plebiscitarismo. Lui voleva l'investitura, cioè voleva che il Presidente della Repubblica avesse un ruolo, diciamo, di sovrano in qualche modo, cioè che potesse decidere sulle situazioni eccezionali d'emergenza. Peraltro la Costituzione di Weimar, l'articolo 48, effettivamente conferiva dei poteri d'emergenza al Presidente. Questa soluzione che ha coltivato Schmitt diciamo nella seconda metà degli anni venti, fino all'avvento di Hitler al potere, fino al 32, e che si vede anche in questi saggi, in questo libro, alcuni tipo legalità e legittimità e altri o quello sulla, sulla neutralizzazione sportiva, su in vari saggi, Beh, e in altri che sono in altri libri, questa soluzione, cioè ricostituiamo l'unità politica in forma plebiscitaria, perché i monarchi ci sono più. E non ci crede più nessuno, Schmidt non era in questo un legittimista codino che vuole un nostalgico, manco per niente. Una volta che una credenza politica è caduta è inutile tenerla in piedi a forza. Non, non la rimetti in piedi. Ci vuole una cosa nuova? Siccome il popolo ha sostituito Dio come principio di legittimità, come fondazione dell'ordine, bisogna appellarsi al popolo. È un popolo, però, come un tutto unitario. E questo tutto unitario. Dica si dà da solo, il popolo l'avete mai visto voi? Qui siamo un po', un pezzetto di popolo forse, però c'è sempre qualcuno che lo rappresenta, quindi bisogna trovare la maniera di investire il rappresentante di una grande legittimazione. Ora, Schmidt non era pluralista, anzi lo vedeva male il pluralismo e gli interessava la decisione, il comando. Me non c'è niente di meglio di un comando, è inutile per discutere all'infinito, eh. per questo è stato usato. Poi, Miglio anche, che curò questa edizione nel secondo dopoguerra da tutti i decisionisti. Craxi, per esempio, senza saperlo, si ispirava a Schmidt. Infatti era Miglio, gli suggeriva, sussurrava nelle orecchie le cose. Cioè, a oggi pure c'è questa idea decisionista. no? Bisogna ritrovare, stringere sulla decisione. Ora, qui stiamo nella tragedia, oggi siamo più nella burlina, nella farsa, secondo me, ma comunque va bene. Sì, la tragedia qual è? Perché? Perché non funziona. E non funzionò manco allora. E la tragedia fu che andò al potere Hitler. Cioè, si realizzò lo Stato totale qualitativo per intensità politica, come lo chiama lui Schmidt stesso. Cioè, al posto dello Stato ci andò il movimento, lo Stato diventa un apparato, uno strumento tecnico, utilizzabile in ogni modo, non, la cui azione è imprevedibile. Behemoth, non Levatan, no? Cioè è un, secondo la metafora di Hobbes, è un caos in cui le istituzioni, gli apparati dello Stato fanno quello che ordina, magari appunto sussurrandolo nell'orecchio, il capo Hitler, il Führer, colui che è il custode del diritto, Del Führer Schutz das Recht. Schmidt, tanto per dirla tutta, è noto lo da tanti anni, però in per un po' di anni ha scritto delle cose indegne. I era un opportunista, era un ha sperato di diventare il Rocco, l'Alfredo Rocco, il grande giurista fascista, nazionalista poi fascista, l'autore di alcune delle leggi fascistissime, il Rocco tedesco. Ora i nazisti, siccome lui era cattolico, anche se non è che è cattolica la sua dottrina, cioè sullo sfondo, ma a un certo punto gli hanno detto sul giornale dell'SS, stai calmo, perché noi siamo pagani e ti sei comunque un cattolico, non rompe però è stato presidente dei giusti pubblicisti tedeschi sotto il nazismo, cioè ha avuto una compromissione con il regime a un certo punto ha pensato di poter essere il consigliere del principe anche perché lui presumeva molto di sé un uomo molto intelligente, per carità e considerava, come disse dopo però dopo, Hitler era un poveraccio cioè uno rozzo, rozzo, eh, però guarda caso, quello va al potere e lui dice ecco, è la mia grande occasione comunque, che faccio? accade questo, questi sono rozzoni, certo ma eh, vado all'opposizione? Eh? Mi ritiro all'interno? No, scommetto su di loro e ci prova pure, scrive un saggio stato movimento popolo in cui prova a costituzionalizzare il nazismo e dice, e lo dico perché è interessante il contenuto teorico, coglie un punto, dice è finita l'epoca di Hegel, la distinzione stato società civile, oggi c'è una visione, c'è una, diciamo una, una ripartizione triadica e quello che domina non è lo Stato, è il movimento, è il suo Führer, il suo capo, la sua guida, che è in rapporto diretto col suo popolo. E nella versione nazista, sappiamo, Schmidt è ambiguo su questo, nella sua concezione il popolo è una costruzione, però durante, durante la fase nazista strizza l'occhio come quel folk è un folk biologico, razziale e ci sono dei passi in cui Schmidt concede al razzismo e è antisemita ma la concezione di fondo lui al fondo lo sa che il popolo nella costituzione è evidente è sempre appunto il frutto di una politicizzazione di un'operazione sul popolo cioè del fatto che io vi costruisco vi, dico, vi indico un nemico mettiamo qua, io faccio il fiore, voi siete il popolo per scherzo eh troviamoci un nemico, non dico chi potrebbe essere voi siete d'accordo vi compattate e questa è la costruzione di un popolo. Se mi venite dietro, cioè, io assumo un rischio. Il rischio qual è? Che voi mi potete pure mandare a quel paese oppure anche massacrare, no? E viene fuori un altro magari. Però, se invece mi seguite, e eh beh, si è creato un popolino, un piccolo popolo che potrebbe anche essere. Quindi è un processo artificiale. E Schmidt è troppo intelligente, lo sa. Però, siccome ai nazisti piaceva pensare che il popolo c'era, prima era quello ariano. Che andava, semmai il problema era depurarlo artificialmente dagli, dal, da chi lo rendeva impuro, cioè gli ebrei e altri, strizza l'occhio e diceva, c'è una base razziale o comunque etnico-culturale, che però c'ha un fondo anche un po' così. Siamo tedeschi, siamo tedeschi. Mm. I tedeschi sono un fissati con questa fatta deglius sanguinis, del sangue, della terra. Ora lo fanno in altro modo, ma insomma sono sempre un po fissati questo fatto di mettere sotto gli altri, no? Di gerarchizzare, diciamo così. Allora in modo particolare c'era la tradista fissa, mm. cioè i si opera su un terreno precedentemente preparato rispetto a cui il nazismo, certo, dà anche sull'antigiudaismo, dà un'impronta un un decisiva, di, anche cambiando, cioè mette al centro la questione della nuda vita. Riduce a un dato biologico il problema del popolo. Tejbitt, che era più raffinato concettualmente, infinitamente più raffinato concettualmente, ribadisco, non è un fatto biologico, è un fatto politico. Però pensa qui nello Stato il popolo non ci sta più. Il popolo ha bisogno di essere mobilitato e chi sarà il legittimo rappresentante simbolico del popolo? Non il sovrano, il monarca, il bismarck, il capo del governo, no, è finita quell'epoca, il capo del movimento. Cosa realizzerà il capo del movimento, vecchio Stato moderno tradizionale? No, lo Stato totale. Quindi la risposta alla totalizzazione dell'ostilità, del conflitto, a fatto che il politico è dappertutto, è lo Stato totale. Non ha stato un gran successo, diciamo, ecco, possiamo dire. Piccola parentesi. Schmidt è molto interessante dal punto di vista delle categorie urticanti che tira fuori, perché smonta, svela una serie di luoghi comuni. In termini di politica del diritto da mettersi le mani nei capelli, cioè se uno prende le ricette di Schmidt e le applica, secondo me. L'esito è devastante. Nella migliore delle ipotesi è, un è alla fine la ricostituzione di una società profondamente gerarchica, escludente, che guarda con sospetto ai ceti popolari, semmai le chiama in causa per, per acclamare qualcuno. Quindi è un progetto a punto di vista, come dire, valoriale, dite come volete, o ide ideolo ideologico, è un progetto regressivo. Ma le analisi... Purtroppo, dico purtroppo, perché preferirei non fosse così, sono, è dif, bisogna, è, sono utili, è difficile prescinderne, non farci conti, perché smontano molti miti dell'illuminismo, dell molti miti del razionalismo politico. Perché nella politica, anche nella costruzione di una ragione politica, di uno Stato il più possibile razionale, Pensare di poter prescindere da quel volto oscuro, tipo quello di Gorgone, è folle, nel senso che significa non capire niente di come si costituisce sul piano dell'effettività, cioè dei comportamenti concreti, della realizzazione del diritto, del tradurre il, il dover essere in essere come si costruisce l'ordine. La modernità appunto l'aveva risolto in qualche modo. Questo problema del confinamento dell'ostilità. Che vuol dire quella frase sovrano chi decide sullo stato d'eccezione? Innanzitutto, qual è il soggetto qua? Sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione. Sta rispondendo alla domanda: che cos'è la sovranità? Qual è il soggetto? Sovrano è chi decide. Lui. Chi? Chi? Colui il quale? Cioè chiunque. Sta dicendo che chiunque può diventare sovrano. È una teoria genealogica, cioè dell'origine, del potere ultimo, della sovranità, del punto di chiusura dell'ordinamento giuridico. Quindi non è che è l'attribuzione di una competenza, non è che sta dicendo il sovrano decide sullo stato di eccezione, sarebbe una cavolata, cioè sarebbe all'interno di un ordinamento costituito l'attribuzione di un compito. È molto più radicale, sta andando alla radice, all'origine della costruzione dell'ordine, Do, da dove tutto parte. E, lui, e cosa, cosa ci dice? All'inizio di un ordine, all'origine, quando l'ordine ancora non c'è o è minato, minacciato, che succede? Eh, succede che qualcuno chiunque, chiunque qualora decida sullo stato d'eccezione, se decide, riesce a decidere sullo stato d'eccezione, diviene il sovrano, cioè quello che ha voce in capitolo, l'ultima parola. Quello senza il quale l'ordinamento non c'è. Che vuol dire decidere sullo stato d'eccezione? Questa è la questione. Allora, intanto lo stato d'eccezione che cos'è? È una situazione eccezionale, appunto. Cioè, in cui le norme, le regole ordinarie saltano, in cui ci può essere una sospensione della legalità, una sospensione de dell'applicazione, per esempio, dei diritti fondamentali, delle regole ordinarie. E chi la fa è legittimato a farla, può farlo. Ricolosissimo, perché significa una, una, un investitura al poter, un, uno spazio aperto all'esercizio arbitrario del potere. No? Il potere non arbitrario è il potere sottoposto alle regole. È un potere decidente, non disponibile ad altri, non preordinabile e prevedibile, no? non si sa prima quello che farà, è un potere potenzialmente arbitrario. Può fare qualsiasi cosa. Chi decide sullo stato d'eccezione? Lo stato d'eccezione è una sfida caotica. Lo stato d'eccezione è l'effetto del politico come distinzione amico nemico. Cioè è l'effetto dell'esercizio di un conflitto estremo, cioè del fatto che non ci si metta d'accordo in nessun modo e si è disposti a morire anche contro l'altro. Hm? Chiaro? È un caos ingovernabile, in cu la cui matrice in ultima istanza è appunto questa sorta di problematicità dell'umano cioè il fatto che non conviviamo spontaneamente non andiamo d'accordo ma anzi possiamo anche provare un dissidio feroce per qualche, qualche motivo chi prima di tutto indica questa situazione cioè convince le persone i consociati che c'è uno stato d'eccezione cioè che non c'è che la situazione è gravissima, che la situazione è estrema, che non si può trovare un modo per convivere più semplice, più soft, diciamo, più ordinario, ma che la situazione è di caos un po' di caos ci vuole perché questa operazione funzioni, è ovvio è tale che non si governa per le vie ordinarie. Quindi, primo, bisogna convincere gli altri che c'è lo stato d'eccezione. E che io, che dico che c'è, sono l'unica risposta a questo, caos, a questo caos, a questa sfida. So, io risolvo tutto io. Io il fatto che date il potere a me venendo dietro a me è la soluzione del caos. Perché io avrò la forza di neutralizzare, di stabilizzare, di togliere via i motivi per cui vi scannate. Questo è decidere sullo stato d'eccezione, ovvero se ci pensate bene. Schmidt radicalmente ci sta dicendo che non è possibile una definizione dello stato d'eccezione, che in qualche modo non è manco detto che esista, che anche lo stato d'eccezione, cioè una situazione caotica estrema, è il frutto di un processo di mobilitazione e di politicizzazione. Cioè, che intendo per politicizzazione? L'indicare che lì c'è il nodo decisivo e il conflitto decisivo. Se lo riconoscete accetterete che vi farete fare tutto. Accetterete che io sono la risposta e che la, le cose che vi dico di fare contro le regole, contro la legalità, contro l'ordinamento precedente, o per farne uno nuovo, o per ristabilire quello che c'era prima, a parole, sono giuste, cioè sono legittime. Merita il prezzo da pagare. Quindi vi rendete conto che è un pensiero radicale ed è un pensiero, come dire che mette in discussione tutto, che è estremo, che cerca di pensare quel luogo di fusione in cui parliamoci chiaro, la forza si traduce in diritto. Perché all'inizio c'è la forza. Quindi chi convince che c'è la sua eccezione e di essere lui l'unica soluzione, diventerà il sovrano. È un pensatore ipermoderno questo mica un pensatore tradizionalista, sta dicendo che, non, che, non che il contenuto, la sostanza non c'è su niente, non c'è sul sovrano, non c'è sullo stato di eccezione, non c'è su niente, esiste solo la decisione come taglio, come un gesto che, che è con oneroso, che separa, che ci fa perdere delle cose, ma che ci fa conquistare un pezzo di realtà producendola. Questa è l'idea. E la modernità è una visione della modernità decisionista naturalmente questo gesto originario crea una situazione poi normale è ovvio pacifica anzi normalissima perché una volta avete riconosciuto che sono io al comando diciamo poi non c'è più amico nemico all'interno c'è anzi una spoliticizzazione diciamo così guardate che Kelsey non aveva pensato una cosa tanto diversa nel 26 lui che sosteneva che alla fine tutto si basava su una norma fondamentale, no? L'ordinamento è una piramide di norme, ogni norma è prodotta da un'autorità, da una decisione anche lì, da una volontà umana che però può produrre norme valide perché è autorizzata da un'altra norma. Peccato che a un certo punto si arriva in cima, e in cima, su dove ci si ferma? Non si può andare, il regresso all'infinito non è possibile. Ci si fermerà con la Costituzione, mettiamo, no? E chi l'ha fatta la Costituzione? C'è un'altra norma che autorizza chi l'ha fatta? No. Il potere costituente, un fatto della storia. Ci può essere addirittura andando indietro nella storia si trova l'usurpatore originario. Cioè, è un fatto, un'effettività. Perché era normativista, è, uno, è la sua grande crux, è la sua grande croce teorica. Ci ha riflettuto tutta la vita. Cioè, ma com'è possibile? Io una visione dualistica: c'è il dovere essere le norme, c'è il comportamento dei consociati, c'è un rapporto tra le due, sì, ma sono diverse. Poi arrivo in fondo, costruisco questa gran teoria in cui voglio dire che tutto è norma, e mi ritrovo col dato di fatto del potere costituente, del, del fatto originario. E si inventa questa norma fondamentale, che è una norma ipotetica. Non positiva, non positivizzata, non la trovate scritta nessuna costituzione, nessun codice, da nessuna parte. Che dice questa norma si deve obbedire al potere costituito, è un po' poco come dover essere, cioè è una normativizzazione dell'obbedienza e dell'effettività, del fatto che esista il potere costituito e che l'obbedienza gli è dovuta o si deve obbedire alla Costituzione, perché? Perché è effettiva, cioè è circolare, si deve obbedire perché è già obbedita, è già costituzione valida. Un minimum di normatività dice lui così viene reintrodotta. Ora non ci interessa tanto che ci interessa però il suo commento su se stesso, che ti dice che ha lo stesso problema di Schmidt, e in fondo, alla fine non è che poi si sì, sono diversi, ma partono dalla stessa fonte, perché in, un, in una discussione del 26 con, al, con altri giuristi, filosofi del diritto, in particolare c'era Eric Kaufmann, un filosofo del diritto giusnaturalista eh, del, del periodo di Weimar. Si accalorarono e, e Kelsen, che era per la Repubblica di Weimar, la Costituzione di Weimar, che ve lo ricordo per la prima volta, fissava principi e diritti fondamentali, fra cui i diritti sociali, era una grande innovazione. Dentro c'era per la prima volta la costituzione di una società pluralista che includeva anche quei ceti che non erano solo quelli di proprietà e cultura. Mm? Bene, Kels, che era per quella Costituzione e credeva in quei principi che ti dice guardate che tolto il velo della norma fondamentale, la Costituzione, in questo caso quella di Weimar, deve essere obbedita. Non troviamo i principi etici, non troviamo il giusnaturalismo Cioè il giusnaturalismo vuol dire che esistono, esiste un diritto naturale immodificabile, che non fanno gli uomini ma che o l'ha voluto Dio o sta nella natura. Non troviamo questi. Troviamo il volto di Gorgone del potere. Gorgone, Ve lo ricordate voi Gorgone? Medusa vi fissa, è un mostro, è una maschera in realtà quella c'è, è un mito anticlassico, no? Arcano, che, che pietrifica lo sguardo di chi la guarda. Qui non si può guardare in volto Medusa, Gorgone. Chi è che la sconfigge? Perseo, come fa con uno scudo? E riflette il volto con uno strumento un artificio qualcuno ci ha voluto vedere una quasi una, una metafora un'analogia antelittera ma con uno strumento giuridico e la sconfigge senza guardarla perché altrimenti sarebbe stato pietrificato da questo potere arcano e tremendo però non può non guardarla nello specchio cosa ci vuol dire gorgone ci vuol dire che tu per neutralizzare la violenza e costruire una mitigazione della violenza e del dominio hai bisogno di una, dose, una certa dose di violenza e di potere e hai bisogno di imbrigliarla. Dice Kelsen il diritto è organizzazione della forza. Cioè Smith sarà pure tremendo, sarà pure un estremista, sarà pure uno che radicalizza i concetti, ma si pone lo stesso problema di Kelsen. Cioè, che senza un'organizzazione della forza non c'è ordinamento, che in ultima istanza all'origine c'è Gorgone, c'è qualcosa di mostruoso. Poi, Kelse passa tutta la vita a cercare se non di negarlo, cioè non di negarlo, ma di imbrigliarlo, neutralizzarlo, forse pure troppo perché, perché poi il punto di fondo è che bisogna sapere che c'è. Dal punto di vista della politica del diritto c'è ragione Kelsey, io sono per Kelsey, cioè una democrazia rappresentativa, pluralista, cerchiamo di trovare tutte le maniere per limitare il potere, sapendo che all'origine c'è il potere. Schmidt, no, che dice è così all'origine, deve essere così anche ora, o perlomeno, se non, non solo se non ci ricordiamo, questo lo penso anch'io, lo possiamo dire anche noi oggi, secondo me, ma se non lo riattiviamo ogni tanto. Questo potere un po' terribile, cioè questo potere decidente, si riattiverà da solo, ci verrà addosso e poi dopo saremo, non sapremo come farlo, non sapremo come difenderci. E ci, oppure si creerà un grande caos, un grande disastro, cioè una totale deistituzionalizzazione, una totale anomia. Una situazione in cui si sa più che pesci prendere, cioè una sorta di guerra civile. E quindi, poi a quel punto. Voi lo negate teoricamente ma va arriva un decisore. Meglio saperlo e diciamo meglio frenare. Ecco. Il grande tema di Karl Schmitt è il catecone, il freno. Occorre un freno rispetto alla condizione umana, la quale è una condizione problematica, qui c'è anche lo sfondo cattolico, peccaminosa che non può, diciamo così, essere abbandonata, lasciata a se stessa alla loro la spontaneismo degli interessi, eh, delle buone volontà, della pappa del cuore niente di tutto questo bisogna sapere che gli esseri umani di loro non convivono e anzi saranno spinti spesso in buona fede a farsi una guerra feroce che è il politico, la politicità dell'umano è questo è la sua problematicità, la sua imprevedibilità, la nostra incertezza non, siamo, non si sa che potremmo fare Soprattutto siamo plastici, cioè in condizioni di diverse socialmente e istituzionalmente possiamo rispondere in modo molto diverso. Ergo, bisogna saperlo, ergo ci vuole un principio verticale, ci vuole un freno. Oh. Questa roba qua, attualmente, per venire all'oggi... Da un lato non c'è più, dall'altra c'è fin troppo. Non c'è più appunto la soluzione statuale. cioè Schmidt pensa che l'epoca dello Stato sia giunta al termine. Lo pensa anche in un'opera importante, si chiama Il Nomos della Terra degli anni 50. Che il diritto pubblico europeo si sia esaurito. La storia moderna che ho indicato, ho cercato di sintetizzarvi, non funziona più, non è più efficace. Quelle soluzioni là. Quindi bisogna immaginare il politico si è sradicato, appunto, è ovunque e non è più radicato nel, nella terra, nella, non sta più da qualche parte, può essere ovunque. E come si fa a governare un, un mondo che è tutto agitato dalla conflittualità, che non ha più degli stati che fanno una striatura, che mettono in forma, mettono in ordine su pezzi di territorio? Intendiamoci, non è che gli Stati non ci sono più. Lo sa Anzi, dice qui lo Stato sta, sta tramontando proprio mentre proliferano gli Stati nel mondo, in virtù della, della decolonizzazione, no? Stati dappertutto, ma lui dice non sono veri Stati, non sono stati intensi politicamente. Sono stati oramai al servizio di una pluralità di forze, sia interne che esterne, forze economiche. Non, non, non riesce. Eh, lo Stato è ovunque, anche qui c'è cioè prolifera di numero, ma non riesce a esercitare la propria decisione. Ultima. Ah, dice, allora c'è l'ordinamento lo, spontaneo del globo, come hanno pensato i neoliberali. Il neoliberalismo ci ha raccontato questo. Togliamo lo Stato, superiamo, anzi, funzionalizziamo lo Stato al mercato globale. E ci sarà un'inclusione sociale, un'inclusione nella, nella una sorta di cittadinanza universale di tutti. Macco per niente, ovviamente. Perché? Perché il mercato non assicura un'inclusione effettiva. Perché poi c'è appunto il residuo della violenza. Ci sono motivi identitari per cui si entra in rotta di collisione l'uno con l'altro. Per cui i gruppi umani... E poi, l'avete mai vista l'umanità voi? Io no, non politicamente non esiste l'umanità, oppure è, un è una immaginazione fantascientifica come unico soggetto, possiamo intenderlo dal punto di vista morale, etico, culturale, benissimo, l'humanitas, la pensavano pure gli antichi, ma il soggetto politico umanità non c'è, c'è lo Stato mondiale? La vedo problematica, semmai esiste, es è esistito per un po' una sorta l'ONU oggi conta quasi niente, ma comunque una sorta di concerto di alcuni stati vincitori della seconda guerra mondiale che per un po' si sono confrontati due superpotenze e poi a un certo punto è sembrato ci fosse solo gli Stati Uniti ed è questa una delle questioni, un mondo unipolare, ma l'ipotesi unipolare che peraltro non aveva portato al cosmopolitismo mondiale e al trionfo della civitas maxima kantiana, ma aveva portato a due guerre in Iraq, di cui una, la seconda, odiosa e totalmente illegittima. Quindi aveva portato, aveva portato la guerra in Jugoslavia, ci cioè, aveva portato a un riemergere di conflitti feroci, imperiali, neocoloniali, di guerra civile interna addirittura, il che significa che dal fondo è riemerso qualcosa, dal profondo. Beh, quell'ipotesi comunque è sconfitta, oggi il mondo riemerge multipolare, certo con gli Stati Uniti, con un ruolo... Egemone, o comunque cerca di preservare il proprio ruolo cercano di preservare il proprio ruolo Ecemone ma è un mondo multipolare, non c'è dubbio. Certo con una forza che è quella della finanza e capitalismo che spinge diffondendo modelli di vita e soprattutto dispositivi di governo, governi delle vite attraverso il, il mezzo della finanza, anche qui da noi mi sembra, no? non Ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede la finanza, ce lo chiede la BCE, ce lo chiede le agenzie di rating quelle che certificavano i prodotti spazzatura e così via io direi che cominciare a mettere a fare forse la domanda qual è la legittimità e la legittimazione di questi soggetti mm? c'è la spinta del finanza e capitalismo a uniformare e omologare il mondo ma mi pare che ci sono anche delle grosse refrattarietà e che si manifestano nella forma più violenta in, di una violenza inusitata questo Cashbit l'aveva previsto Schmidt aveva previsto che l'unificazione del mondo non avrebbe comportato il trionfo della civitas maxima, ma avrebbe, della cosmopoli, ma avrebbe comportato al contrario un'intensificazione inusitata della violenza, e fino ad arrivare al punto della guerra in nome dell'umanità, dell come ultima guerra dell'umanità, la guerra contro il nemico assoluto. La, quella che lui ha chiamato discriminazione inumano-umanitaria, cioè io ti faccio fuori in nome dell'umanità perché tu sei un subumano, sei il nemico assoluto. La cosa è partita già con le guerre mondiali, ovviamente, che sono state guerre di, di sterminio e di totalizzazione del, del, della violenza, sui civili soprattutto. Però non è che oggi le guerre non ci sono, eh? non è che non sono state combattute guerre feroci durante la guerra fredda e oggi anche di più. Sono guerre asimmetriche, sono guerre non guerre, sono guerre con i droni. Sono guerre contro, appunto, un nemico. Vi ricordo la retorica di Bush Junior, che ha sorretto la seconda guerra in Iraq. Era una guerra contro il male assoluto. Un, gra un, giuri un grande giurista che insegna Harvard, Dershowitz, campione delle lotte per i diritti civili negli anni 70 ha scritto un libro in quegli anni dopo l'11 settembre del 2004 Italia, che si intitola Why Terrorism Works tradotto in italiano da Carocci con terrorismo perché il terrorismo funziona, lavora bene la tesi fondamentale di questo libro che è il risultato di una serie di lezioni tenute alla, alla Law School di Harvard quindi, è questa, che la tortura a certe condizioni è legittima chiaro, la tortura per ragioni utilitarie e fa proprio degli esempi. Certo poi bisogna provare a sottoporre delle regole, ma, però eh, magari il controllo del Parlamento, magari poi dopo ci può essere un risarcimento se uno sbaglia, perché certo il potere sbaglia, potere soprattutto poliziesco quando deve agire velocemente, no? Può sbagliare. Hm? E fa anche gli esempi, si può trapanare un dente, si può senza anestesia, si può ritirare delle unghie, c'è un professore di Harvard. Hm? Questo lo dico, lo dico sempre per, per segnare che cosa? Che Schmidt tanto fesso, non era quando diceva occhio e senza accorgersene si precipita nell'orrore. E che nell'illusione di realizzare una sorta di internazionalismo liberal, nel, nell'illusione che gli altri ci accolgano sempre coi fiori, invece magari non è così perché sono diversi da noi, anche se andiamo lì con le bombe, si può finire male. Perché in questo c'è una grande violenza. E si può anche perdere gli anticorpi che ci immunizzano sulla nostra violenza. Perché il politico, inteso come sfida esistenziale, come conflitto, come possibilità non escludibile, ma escludibile dell'inimicizia, è in noi, è ovunque, è sgradevole riconoscerlo, ma è l'unico, bisogna partire da qui. E non finire male, io di questo sono profondamente convinto, i diritti umani non sono l'espressione di una sostanza etica dell'umanità, sono stati inventati perché l'umanità è un problema e su questo Smith aveva ragione, grazie